A Monfalcone, uno dei distretti industriali più colpiti dalla crisi in regione, un dibattito pubblico ha riunito i rappresentanti dei lavoratori di numerose realtà produttive dell'Isontino e della regione, costrette a ricorrere alla cassa integrazione e alla mobilità. Sentiamo Maurizio Mervar. Il lavoro al primo posto, un titolo che i cassintegrati accorsi a Monfalcone vorrebbero fosse programmatico e che invece per il momento rimane solo una speranza. La sala del dopolavoro ferroviario si trasforma in un crogiuolo di testimonianze sofferte, vite soffocate dal lavoro che non c'è più, persone e storie che sono il volto umano di dati più che mai preoccupanti. Nell'ultimo anno il saldo tra chi è trovato e chi ha perso un'occupazione in Friuli Venezia Giulia vede una perdita di 9.609 posti. Mentre il numero delle ore di cassa integrazione nel secondo trimestre del 2010 è stato di 6.425.195, con un incremento del 49% rispetto al 2009. Tra i partecipanti troviamo anche una rappresentanza dell'Eurogroup, l'azienda legata produttivamente alla Fincantieri, vittima degli scarichi di lavoro. Siamo in 80 dipendenti dell'Eurogroup, la nostra cassa integrazione finirà a marzo. E poi non c'è ancora niente in piedi per il futuro. L'Ineos nel 2007 ha chiuso lasciando a casa 154 persone. Ora nel sito dove la nostra fabbrica aveva la sua sede è subentrata la Mangiarotti. Noi, la nostra mobilità scadrà nel agosto del 2011 e purtroppo molte persone ancora non hanno un lavoro. Nel settore componenti per auto la situazione non sembra migliore. Oggi l'azienda lavora con metà personale all'interno, però non ci sono dei piani industriali, non c'è un futuro certo per l'azienda. È evidente che il mercato dell'auto subirà una modificazione. Fiat oggi non è assolutamente pronta a queste modifiche. E la crisi ormai tocca anche il commercio. Noi, in risposta ad un licenziamento ricevuto via fax, siamo saliti sul tetto per 6 giorni per avere un'interlocuzione con l'azienda e siamo riusciti a ottenere la sola cassa integrazione.